Gli ambientalisti tracciano sui prati del Parco delle Cave il tragitto già scritto e approvato sulle carte di Expo 2015 per mostrare ai cittadini quanto sarà invasiva l'opera che realizzerà la via d'acqua per collegare il sito di Expo a Ropero con la Darsena in centro a Milano. Questo praticamente percorso taglia completamente il parco, lo divide in due e va a togliere tutto quello che era stato fatto e studiato precedentemente. Questo è un parco che da pochi anni ha ripreso a essere molto frequentato dalla cittadinanza locale, molto attivo specie nel periodo primaverile ed estivo, e chiaramente dei lavori così imponenti lo ridurrebbero la funzionalità. La via d'acqua che gli ambientalisti definiscono un progetto disastroso ed estremamente costoso attraverserà ben quattro parchi cittadini ad ovest di Milano: il parco Pertini nel Gallaratese, quello di Trenno, il bosco in città e il parco delle Cave. Un canale dagli 8 ai 15 metri tracciato a zigzag, dicono, senza rispetto per i fontanili già esistenti ed il paesaggio, che costerà 89 milioni di euro. Da qui la proposta alternativa. E dall'altra parte del parco delle Cave c'è un canale che è stato realizzato 15 anni fa, è vuoto. Esiste, si può utilizzarlo, si risparmiano risorse e tempo, visto che nell'Expo siamo anche in ritardo. Attraversiamo il parco, dove ci viene mostrato il canale già pronto. È 800 metri, sono 800 metri di via d'acqua risparmiati. I responsabili in comune hanno però già comunicato che il progetto non si cambia, la via d'acqua si farà così come è stato deciso. A noi pare prima di tutto una battaglia del buonsenso. 5 minuti del suo tempo prezioso al sindaco Pisapia per venire qui a Baggio e vedere che cosa diventerà il taglio della via d'acqua in questa parte importante di Milano. Parco delle Cave. Ora, avvocato Giacometta.